Questa relazione è presentata da due relatrici per convergenza del tema, così almeno si dice, cioè nel senso che quando sono state presentate le varie relazioni alcune avevano una certa omogeneità, abbiamo chiesto se i relatori si potevano mettere insieme e fare una relazione unica. Presento comunque subito Claudia Rapetti, che farà la prima parte della relazione. È nativa di Imperia ma vive a Roma. Ha iniziato ad interessarsi alla pittura incontrando il mondo dell'icona. Ha frequentato corsi di iconografia presso la Scuola di Seriate, presso il Centro Russi Ecumeniche di Roma, l'Abbazia Greca di Grotta Ferrata e l'Abbazia delle Tre Fontane. Si è successivamente avvicinato al mondo della pittura di quadri che ritraggono principalmente la natura del ponente ligure. Buongiorno a tutti e benvenuti. Il mio intervento si articolerà in due parti. Una prima parte con un breve excursus storico sulla storia del ritratto, fino ad arrivare alle nostre icone. E la seconda parte invece più specifico, lo sguardo appunto come luogo dove vedere ed essere visto. Bisogna partire con alcune idee particolari. Il primo pensiero è: cos'è il ritratto? Il ritratto è il nome che viene dato al volto ed è quello, il ritratto è ciò che riesce a far emergere dal fluire del tempo dei tratti unici e irripetibili di una persona. Non solo i ritratti fisionomici, ma anche in un certo senso l'anima, la psicologia, oggi diremmo, del modello. Un secondo pensiero è la credenza che i ritratti, fin dall'antichità, siano dotati di una vita. E questo lo pensiamo ancora adesso, abbiamo mai in mente per esempio le immagini della statua di Saddam quando è stato abbattuto, oppure più semplicemente gli innamorati quando litigano strappano la loro foto. Poi un altro pensiero che bisogna tenere presente per il ritratto è il binomio immagine e ombra. Questo perché fin dall'antichità l'immagine è indissolubilmente legata all'ombra. Ombra intesa come appunto ombra che viene proiettata da un corpo che è esposto alla luce. Nel momento in cui l'ombra non c'è più, vuol dire che non c'è più neanche la presenza della persona fisica. Ma nel momento in cui, in qualche modo, faccio il contorno dell'ombra, la persona fisica va via, però il contorno dell'ombra rimane. Ed è così che già 20-30 mila anni fa probabilmente la pensavano anche gli uomini primitivi. Qua vediamo un esempio nelle caverne francesi, dove ci sono appunto molti e venendo un po' più in qua nel tempo passiamo all'8500 a.C., anno più anno meno, e scusate, ho dimenticato una cosa, questa immagine, questo binomio immagine ombra è praticamente la base secondo il quale Plinio il Vecchio fa arrivare l'origine del ritratto. Il ritratto, secondo lui, è nato quando una giovane di Corinto, facendo l'ultima cena in un certo senso con il suo amato che doveva partire per la guerra, vide la sua ombra, appunto, parlavamo prima. E allora, per in qualche modo ricordare la presenza di questo amato che sarebbe probabilmente morto in guerra, con un carboncino fece il contorno della sua ombra proiettata sul muro. E quando l'uomo partì, ella diede l'incarico a un artigiano di riprendere le linee di quest'uomo in modo che lei, su della ceramica o in qualunque modo, poteva averlo sempre presente. Come vi dicevo, ecco, poi passiamo al periodo neolitico dell'8500 a.C. Sono stati ritrovati questi crani nella zona di Gerico, crani molto particolari, esposti in queste case in modo molto onorevole. Questi crani erano crani probabilmente dei defunti della casa, a cui è stato ricostruito il volto attraverso il gesso, attraverso il bitume,
e addirittura in alcuni sono stati ancora ritrovati i segni dei baffi o delle sopracciglia. Oppure, come nell'altro caso, questa genialità, diciamo, di mettere nelle orbite del teschio due conchiglie, come se avesse gli occhi aperti. Si passa poi, io sto andando molto velocemente ovviamente, si passa poi all'antico Egitto. Nonostante la notevole capacità degli egizi di costruire, di inventare, per quanto riguarda i ritratti, hanno sempre usato dei ritratti cosiddetti tipologici. Cioè non guardavano la fisionomia della persona, perché la fisionomia tra l'altro era relegata ai ceti inferiori, quindi venivano soltanto disegnati, questi ritratti tipologici, vedete sempre tutti uguali di profilo, con lo stesso modo di vestire, e la caratteristica era che, cioè la differenza era la posizione del nome di quella persona attraverso appunto i geroglifici. Questo per gli antichi egizi durò 3.000 anni circa, questo modo di ritrarre le persone, tranne una brevissima parentesi di 500 anni in cui si fecero dei veri e propri ritratti fisionomici. Si vede notevolmente la differenza, no? Questa è la regina Nefertiti, poi penso che conoscete Akhenaton, insomma sono tutti nomi che in questo periodo stanno girando parecchio, no? Anche alla televisione. Poi ovviamente ci fu la decadenza dell'impero egiziano e iniziò l'impero greco. La creazione del ritratto fisionomico si deve principalmente alla Grecia, anche se nei primi secoli la Grecia adottò comunque dei ritratti ancora tipologici, cioè delle teste generiche. Il primo esempio, ecco, sono queste statue di giovani, maschio e femmina, i Curus e le Core, che rappresentavano il dedicante delle offerte al tempio o il defunto presso la sua tomba. Erano sempre quelli più o meno, però qualunque persona era rappresentata così, perché vi erano anche come dei vincoli morali nella civiltà greca, per cui non si potevano mettere delle immagini reali, perché c'era questo forte sentimento della polis, della città. Esistevano solo delle generiche teste, sia per i condottieri, per i poeti, per gli strateghi. Come vedete, erano su queste erme, queste colonne, diciamo, quadrate, ed erano appoggiate queste teste, appunto, generiche, tipologiche. Solo verso il IV secolo incominciamo a scorgere qualche cosa di fisionomico. A livello di data, la prima immagine tipologica che è giunta, ovviamente, scusate, fisionomica, che è giunta fino a noi, è una testa che è stata rinvenuta qua ad Ostia, ed è la erma di Temistocle, il ritratto di Temistocle, che è appunto della metà del IV secolo. Cosa è successo nel IV secolo? Ci fu un grande scultore, lo scultore di corte di Alessandro Magno, che si chiamava Lisippo. Lui ebbe questa genialata, detto in termine moderno, di ritrarre Alessandro Magno così com'era e in più di trasformare il difetto fisico di Alessandro Magno, che non so se sapete, aveva un problema ai tendini, alla muscolatura del collo, per cui sembrava che guardava in qualche modo verso l'alto, trasformò questo difetto fisico in un atteggiamento, come dire, quasi spirituale, ispirato, e da lì nacque poi il ritratto fisionomico che continuò, ecco, per secoli, fino alle icone, poi ovviamente per tutte le altre correnti artistiche successive. Vi è anche questo ritratto di anziano molto bello, tanto per ribadire il concetto di ritratto fisionomico, in cui vediamo proprio veramente
Cioè, mai uno scultore precedentemente avrebbe realizzato un'opera con le rughe, perché poi sappiamo l'arte classica, uomini perfetti, corpo perfetto, donne perfette, così via. Quindi questo è senz'altro, senza dubbio, un ritratto fisionomico. Della Grecia ci sono giunte poche pitture, ovviamente adesso finora ho parlato di sculture perché sono più facilmente rilevabili, nel senso che segno di marmo sono giunte fino a noi. Le uniche che sono state ritrovate, a parte i famosi vasi di ceramica neri con i disegnini rossi, sono state ritrovate tra l'altro quasi neanche in Grecia, ma nella Magna Grecia a Pestum, e sono in questa tomba che viene chiamata appunto del tuffatore, proprio perché ecco, c'è questa immagine. Passando poi all'epoca romana, bisogna ricordare una cosa, che se la Roma conquistò anche la Grecia con le armi, la Grecia conquistò Roma con la sua arte. E quindi ci fu questo influsso greco notevolissimo, si parla di arte greco-romana. Le immagini erano regolamentate, infatti vi era questa ius imaginum, questa legge della ius imaginum del secondo primo secolo a.C., con il quale era permesso solamente ai patrizi romani di esporre o nelle proprie case o al massimo negli atri delle case i ritratti dei propri atri. Ma intorno al primo secolo, probabilmente anche lì il popolo prendendo coscienza di sé, ci fu un'esasperazione del ritratto fisionomico, fino perché proprio si voleva aderire completamente alla realtà e quasi le rughe della realtà vennero proprio impresse nei volti, un po' come abbiamo visto anche nell'immagine precedente di anziano, c'è questo splendido volto di questo anziano in marmo, ovviamente. Una cosa molto importante per l'antica Roma, sorta nell'antica Roma, è anche la divinizzazione delle immagini di persone ancora viventi. Questo culto iniziò con Caio Giulio Cesare, la figura centrale, tanto per capirci, che ancora in vita è grande condottiero, non imperatore, ricordiamocelo. Grande condottiero, venne considerato un divus, venne considerato quasi un dio, e dopo la sua morte il suo culto si ampliò notevolmente e così iniziò diciamo la divinizzazione delle immagini poi degli imperatori, che durò fino a circa il VII secolo dopo Cristo, ovviamente. Il ritratto romano, per quanto riguarda la pittura, sebbene appunto non sono pervenuti opere di grandi artisti come poteva essere Lisippo nella Grecia, però sono arrivate delle notevoli pitture che sono state esposte, tra l'altro non so perché è venuto qua a Roma, c'è stata una mostra un anno e mezzo fa circa che si chiamava Roma, la pittura di un impero, e adesso ne vediamo alcuni esempi. Veramente sono qualcosa di meraviglioso che uno non immagina, almeno per quanto ne sappia io. E poi mi ha stupito la prospettiva che usavano i romani, cioè sembrava che Giotto abbia scoperto l'acqua calda, cioè, sembrava che avesse scoperto chissà che cosa, invece già i romani l'avevano tutta. Ma da lì a poco ecco che cambierà, nel momento in cui lo vedremo tra poco c'è un ulteriore passaggio. Questi sono altri esempi. Questo è un micro mosaico, è una tavoletta piccolina così. Guardate la raffinatezza di questo volto, anche tutti gli altri, il bambino con la madre, eccetera. Questi sono pompeiani, ma comunque Roma comprendeva ormai tutto il mondo, tutto il Mediterraneo. E poi ce n'è uno molto molto interessante, che è una controprova di tutto quello che stiamo dicendo. Cioè il tondo severiano. Settimio Severo era un imperatore di Roma del 200 d.C. Aveva due figli, Gela e Caracalla. Quando Settimio Severo morì, Caracalla ovviamente non voleva dividere il potere con il fratello e lo fece uccidere
E vi era un'altra legge che riguardava le immagini, che era la damnatio memoriae, cioè venivano eliminate tutte le prove dell'esistenza in vita di un nemico dell'impero. Quindi, vedete, il volto di Gela in questa tavola in casa è stato cancellato, e così su alcuni archi trionfali di Roma, in cui c'era riportato anche il suo nome, sono stati cancellati, è stata messa un'altra frase, ecco, perché c'era questa damnatio memoriae, cioè non dovevi completamente più esistere, ed è proprio la controprova della funzione del ritratto e dell'immagine. A un certo momento, nel contesto di convivenza di ebrei, romani, greci, pagani, convivenza più o meno pacifica, arriva l'evento Cristo, arriva il messaggio cristiano. E i cristiani utilizzano l'arte che c'era in quel momento, dai segni, simboli, poi sono cose che penso sappiate tutti, insomma. Dai segni, i simboli, dai geroglifici, le troviamo nelle catacombe, questi sono soltanto alcuni pari di esempi. Addirittura alcune figure della mitologia pre-cristiana, ovviamente, vengono adottate per indicare il Cristo. Qua sono solo due esempi, no? Del filosofo e del pastore. Quando Roma conquista anche l'Oriente, portando con sé la propria arte greco-romana, ecco che succede qualche cosa, cioè viene a crearsi quello che viene chiamato l'ellenismo orientalizzato, cioè la cultura greco-romana, l'arte greco-romana si fonde e si unisce in un certo senso alle tradizioni locali dell'Oriente. E andando molto a Oriente troviamo per esempio una trasformazione nella raffigurazione del Buddha, arrivando nella zona del Pakistan, Afghanistan, India. In quel momento, cioè, si crea questa corrente artistica detta del Gandhara, perché il Gandhara era proprio quella regione di Afghanistan e Pakistan, nel quale cambiano le vesti del Buddha, il modo di rappresentarlo. Guardate i ricciolini del Buddha tipici della classicità greca. E per chi studia questo ramo dell'arte, ecco, ha proprio in quel momento proprio un taglio netto tra la rappresentazione precedente, non solo pittoria o scultoria, ma anche addirittura della narrazione della vita del Buddha a livello narrativo. Proprio cambia totalmente con l'incontro con l'ellenismo. Ma ritornando un po' più in qua verso la Siria, andiamo, cioè, a quello che interessa a noi, no? Ci sono degli altri ritratti funerari che vengono chiamati ritratti di Palmira, nei quali vediamo, ecco, già le vesti vengono stilizzate, ma soprattutto quello che colpisce, a parte la maestà, la dignitosità di queste statue, è l'apertura degli occhi, che sembrano proprio aperti verso una luce che non si spegnerà mai. E un altro esempio che sinceramente a me è piaciuto molto e mi ha fatto rimanere a bocca aperta, ma senz'altro voi lo conoscerete, sono i dipinti sempre in Siria della Domus Ecclesia di Dura Europos, e lì si vede che l'arte romana è ormai completamente superata e si parla del terzo secolo. E la cosa, questi sono alcuni episodi: l'unzione di Davide, Mosè salvato dalle acque. La cosa che mi ha stupito è la successiva, cioè già al terzo secolo è già cambiata la prospettiva, notate le porte delle mura di quella città. Già al terzo secolo, ecco, vediamo che cambia già qualcosa. Quindi vi ricordate le immagini romane di quella prospettiva precedente, lineare, come la chiameremo noi, qua è già cambiato, perché il punto di fuga, appunto, poi lo sapete, diventiamo noi, no? Poi ovviamente si passa ai famosi ritratti del Fayum, che tutti conosciamo ormai, dal quale appunto pare che derivino anche le nostre icone, no? Questi ritratti magnifici, che riflettono un po' comunque lo splendore comunque dell'Egitto, anche se in quel periodo era già in decadenza, danno una
un fresco realismo, e quegli occhi sempre aperti e quella sobrietà sembrano attirare i cristiani di quel momento e dire ecco, ed è in questo modo che possiamo rappresentare il Cristo. Probabilmente hanno pensato così, mi è piaciuto pensare questo, e così hanno adottato questo modo. Nasce quindi questa nuova arte nelle icone della pre-iconoclastia, che sappiamo la maggior parte sono contenute a Santa Caterina del Sinai, ma la maggior parte stanno qua anche a Roma, e spesso non solo nelle chiese di Roma, ce n'è una trentina e non lo sappiamo, sia perché i parroci non sanno neanche di avercele, per esempio ce n'è una anche qua alle Tre Fontane che non sappiamo di avere, e quindi dobbiamo un attimino rivalutare e conoscere meglio questa ricchezza che abbiamo qua in Italia, senza contare poi le icone dell'Italia meridionale. E a proposito di questo, poi comunque verrà data la notizia, sta per sorgere a Roma un'associazione che si chiama Era in Novitate Radix, e avrà appunto questo desiderio di raccogliere le iconografie che stanno a Roma, e che almeno in quest'anno andrà a visitare, a conoscere meglio nella tecnica, approfondire meglio proprio queste icone che noi non conosciamo e che non sappiamo di avere. Adesso qua ne ho messe alcune, le più antiche che abbiamo qua a Roma, da Santa Maria di Trastevere, quella a metà che sta nella chiesa di Santa Francesca Romana, quella di San Sisto, poi c'è il volto santo della Scala Santa. Quindi ecco, abbiamo veramente una ricchezza che gli altri paesi ci invidiano, perché da loro le icone, o dopo il 1000 della Russia, o comunque abbiamo visto l'altro giorno, ieri, con Alfonso da Cesare, è in questo secolo che la Grecia in un certo senso ha riscoperto la purezza, no, della pittura delle icone. Quindi questa è, diciamo, la parte storica, sono arrivata fino alle icone. Passiamo alla seconda parte velocissimamente. Ora, abbiamo visto che l'iconografia è contrassegnata da un movimento che va dal ritratto all'icona. Cioè, si trovano insieme elementi ritrattistici di persone realmente esistite e elementi che rendono queste persone atemporali, fuori dal tempo, trascendenti. Qualcuno scrisse che Dio non voleva spaventare l'uomo. Ecco perché è apparso con un volto umano. È arrivato come un amico, ha bussato alla porta senza fare rumore e l'ha aperta piano piano. L'icona porta agli occhi ciò che la parola porta all'orecchio. Sappiamo che è un'immagine che la cui presenza si impone non solo agli occhi visivi, ma agli occhi del cuore. Sta scritto: io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. E sta scritto anche: stretta è la porta che conduce alla vita. Ora mi piace pensare che sono quegli occhi che ci guardano, prima ancora che li guardiamo noi, che sono la porta attraverso la quale noi dobbiamo passare per trovare quel nutrimento che ci serve. E quelle pupille sono quella porta stretta attraverso la quale noi possiamo passare solo dimagrendo dalla concupiscenza della carne, dalla concupiscenza degli occhi e dalla superbia della vita, come dice San Giovanni. Solo in quegli occhi traspare il cuore di luce di Dio, e solo nel volto di Gesù possiamo vedere il volto alto dell'uomo. Solo in quel volto descritto sul tavolo
troviamo la bellezza. La bellezza dello stare qui, perché altrove siamo sempre solo di passaggio. E la bellezza dello stare qui, perché è bello fermarci in questa casa. La nostra vita è insieme gioia e fatica di trovare la bellezza che Dio ha nascosto in ognuno di noi, perché il divino traspare dal fondo di ogni essere, perché sta scritto: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E questa immagine e somiglianza non è certamente di natura, perché la differenza tra un creatore e la creatura è veramente abissale, ontologica, ma è semplicemente di imparentamento, di figliolanza. Scrive Origene: e Dio fece l'uomo a sua immagine. Il fatto che ha detto lo fece a immagine di Dio vuol dire che ha ottenuto la dignità dell'immagine, mentre la perfezione della somiglianza gli è stata riservata per la fine, nel senso che egli la deve conseguire con la propria onerosità. E Diadoco di Fotica utilizza un linguaggio forse a noi più semplice, visto che appunto dipingiamo. Come i pittori in un primo momento tracciano lo schizzo di una figura umana con un solo colore, e poi stendendo poco alla volta colore su colore rendono l'aspetto del modello persino nei capelli, così anche la grazia di Dio in un primo momento riproduce l'immagine secondo il modello con il quale l'uomo fu creato. Poi, quando ci vede tutti protesi nel proposito di raggiungere la bellezza della rassomiglianza, allora dipinge i caratteri della somiglianza. Si potrebbe dire quindi che nell'icona ci sono due pittori. In questo momento ho tenuto da parte, diciamo, chi contempla solamente l'icona e non agisce, diciamo. Ci sono due pittori, il Cristo e l'iconografo. Dice lo pseudo Macario, un autore siriaco del IV secolo: un pittore guarda il volto del re e lo ritrae. Se il re distoglie il suo volto, il pittore non può ritrarlo, perché non volge lo sguardo verso di lui. Allo stesso modo, il buon pittore, il Cristo, per quelli che credono in Lui e volgono costantemente a Lui il loro sguardo, subito dipinge un uomo celeste a propria immagine. Se uno dunque non volge sempre i suoi occhi al Signore, il Signore non potrà dipingere in Lui la propria immagine con la sua luce. Il buon pittore dipinge con la sua luce. Quindi, chi assomiglia a chi? Una bella domanda. Questa azione divina che avviene nell'uomo, forse, molto così, modo rarefatto, può essere ritrovata in una situazione della nostra condizione miseramente umana. Nella ricerca psicoanalitica e nelle neuroscienze c'è un termine usato che è la funzione di rispecchiamento. Voi dite che c'entra la psicoanalitica in tutto questo, ora spiego meglio. Penso che sia noto a tutti il fenomeno dell'imprinting che ha il bambino dalle prime ore di vita fino a qualche mese. Noi pensiamo che, come al solito, i bambini non capiscono nulla, eccetera. Ma le emozioni, le immagini, il volto di chi accudisce, di chi lo accudisce, le sensazioni positive o negative, di affetto, di rabbia, di non accettazione, vengono impresse nel bambino e se le porterà dietro per tutta la vita. Anche la madre ha una funzione importantissima, perché con questa funzione di rispecchiamento la madre diventa lo specchio del bambino, cioè la faccia della madre è il precursore dello specchio. Quindi, quando il bambino vede il volto della madre, vede se stesso. La madre guarda il bambino,
e ciò che essa appare è in rapporto con ciò che essa scorge. Quindi, se la madre è ansiosa, il bambino diventerà un bambino ansioso. Se la madre non accetta il bambino lo sentirà per tutta la vita, e così via. O la madre gioiosa, sempre col sorriso, il bambino rispecchierà questo. E questa è una nostra condizione umana. Io mi sono tutta rimessa e banalmente ho pensato che forse questo discorso può essere rivoltato, e siccome è una condizione umana che l'ha inventata Dio, ho detto forse succede la stessa cosa con Dio, in questo senso. Dio, se noi paragoniamo Dio alla madre umana, che imprime il suo volto nell'anima dell'uomo quando ancora in forma gli occhi del Signore l'hanno visto nel grembo della madre, e quando i giorni dell'uomo non erano fissati, quando ancora non esisteva l'uomo, allora forse anche questa funzione di rispecchiamento può servirci per comprendere un pochettino meglio cosa succede tra il cuore dell'uomo e l'incontro con lo sguardo di Dio. Questo è solo un pensiero, così, un mio ragionamento. Quindi quando si apre questo canale del cuore, l'anima riconosce il creatore, riconosce la sua mamma. Adesso non dite che ho detto cose eretiche. Conosce la sua mamma, il suo creatore più che altro, perché, come dice il Salmo 32, è lui solo che ha plasmato il loro cuore. Allora, siamo noi che dipingiamo l'icona, o è l'icona che dipinge noi? Siamo noi che abbiamo scelto un giorno di dipingere icone? Oppure non è lui che in qualche modo ha afferrato la mia mano e mi ha messo in mano un pennello? Non è forse lui che nella nostra notte e nei nostri inferi è venuto a portare la luce dei suoi occhi fiammeggianti, come dice l'Apocalisse? Oppure è venuto a portare la luce sfolgorante delle sue vesti del Tabor? Mi sono imbattuta, anche facendo queste ricerche, in un piccolo opuscolo, un'opera minore di un cardinale di qualche anno fa, un centinaio di anni fa, che si chiamava Niccolò Cusano. Grande filosofo, teologo, pastore, inventore delle cose più assurde, dalle lenti per la miopia all'igrometro, quindi un uomo molto poliedrico. Lui ha scritto, tra le enormità delle sue opere, questo breve trattato che si chiama De Visione Dei, ed è uno studio non solo teologico, ma anche filosofico sul vedere e sull'essere visto. Egli dice che ha iniziato a scrivere questo trattato perché stava guardando un quadretto che rappresentava la figura dell'Onnifacente. Adesso questa non c'entra niente col quadretto che stava guardando lui, però comunque lui stava guardando un quadretto che aveva gli occhi che lo seguivano dappertutto, che se lui era triste il quadretto, lo sguardo del quadretto era triste, se era pieno di gioia e così via. A me, sinceramente, lui non parla di icona, però a me piace pensare che stesse guardando un'icona, poi vedete voi. Però dice delle cose veramente molto interessanti, ve ne dico solo alcune brevemente. Prima di tutto, egli afferma che occorre solo dimorare presso quello sguardo, perché quello sguardo è cura, è attenzione verso la creatura. E ancora un'altra piccola frase: nell'atto in cui vedi Dio onnipotente tutte le creature, sei visto da tutti, altrimenti infatti le creature non possono essere, poiché sono visione tua. L'essere visti da Dio vuol dire esattamente esistere. Vuol dire esattamente sentirsi esistenti, essere nella vita. Vuol dire soprattutto essere amato, ma soprattutto sentirsi amato.
una cosa è che io mi sento amato, una cosa che sono amato, però non lo sento, e una cosa è sentirsi amati. Quante volte nel Vangelo abbiamo trovato scritto e fissato l'uomo? Lo troviamo scritto soprattutto nel brano di Zaccheo. Zaccheo era un uomo che per vedere Gesù era salito su un albero, anche perché era di bassa statura, ma questo non ci importa. Ci importa come l'ha guardato Gesù, cioè l'ha guardato dal basso verso l'alto. Quindi questo movimento degli occhi ha innalzato Zaccheo, mentre invece chi guarda dall'alto verso il basso schiaccia, deprime, snobba, denigra, insomma metteteci tutte le parole che volete, però il movimento degli occhi anche quando si incontra un'altra persona è o liberante o deprimente, perché tra virgolette uccidi prima ancora di sapere chi è quella persona, in qualche modo diciamo la uccidi, non so come dire, poi penso che riflettendoci ecco capite cosa voglio dire. Quindi incontrare Cristo nel dipingere un'icona non è dipingere l'immagine di un'immagine, ma diventa, tra virgolette, un veicolo sacramentale che cambia la vita. Prima o poi la cambia, anche se uno fosse andato a fare un corso di iconografia con un corso di decoupage. Di questo ne sono certo. Ma ognuno di noi ha da tenere presente una frase di San Giovanni Crisostomo. Mentre tu adorni la Chiesa, non disprezzare il fratello che è nell'afflizione. Infatti egli è il tempio assai più prezioso dell'altro. Quindi accorgiamoci degli altri, nei quali è il Cristo che noi dipingiamo, che chiede ancora una volta: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? E gli occhi degli altri ci chiedono: sei tu che devi venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ricordiamoci che le persone a cui noi non prestiamo attenzione hanno quella tremendissima impressione di camminare senza lasciare orme e quindi di non esistere. Questo vale per il barbone, per il vicino di casa, per la suocera, per la nuora, per tutti. Quindi concludo con una brevissima preghiera, 5 righe, non vi chiedo altro, 5 righe. Concedimi, oh Signore, di dipingere con la tua sapienza, per essere il pennello del tuo sguardo, per essere il compasso della tua perfezione e non della mia, per essere il colore del tuo amore dipinto sul fratello, per essere la tavola che accoglie il tuo mistero e per essere l'oro che è il riflesso di ciò che tu fai in me. Basta. Presento Luisa Sesino, che vive a Pinerolo, è laureata in filosofia presso l'Università degli Studi di Torino. Ha iniziato la scrittura di comune frequentando nel 92-93 la scuola iconografica della Fondazione Rossa Cristiana in Serie A. Ha proseguito gli studi iconografici con padre Angelo Rattini. Da numerosi anni esercita l'attività di iconografa, unendo alla pittura e all'attività di ricerca un attento lavoro di divulgazione dei contenuti e del significato dell'arte cristiana attraverso corsi, mostre, seminari e conferenze di iconografia e iconologia e pubblicazione di saggi. Ecco, ho visto anch'io di persona presente nella libreria, nella piccola libreria degli espositori il tuo testo. E poi ho dimenticato, scusate, prima di dirvi che anche Claudia Rappetti ha pubblicato un testo e non so, è presente giù nella nostra piccola libreria. Ecco, il volto, vedete, come sempre il volto come luogo dove vedere ed essere visto, questa è un po' una seconda parte, l'hanno diviso un po' secondo criteri loro, quindi
tutta la conferenza, se capisco, è un uno, la vostra, la tua parte e la sua. Bene, io ringrazio Claudia, abbiamo accettato questa sfida di fare due interventi complementari sotto uno stesso titolo e voi vi trovate pizzicate in questa lunga vicenda, quindi abbiamo pensato, per evitare dopo tutto un accanimento iconografico che sarebbe senz'altro terribile, e di la ringrazio proprio perché lei ha preparato il terreno, vedrete che mi rifarò sicuramente a tante nozioni e visioni che lei vi ha proposto. Ho pensato, siamo all'inizio della mattina, c'è poca luce, quindi insomma siamo un po' in salita, di utilizzare, se mi passate il termine, queste cose che abbiamo sentito, alcune le richiamerò, per fare un piccolo esercizio. Siamo nella sezione saper essere, questo è molto impegnativo perché chi... E tantomeno io posso suggerire a un altro, un conto è dire delle nozioni tecniche, delle nozioni estetiche, teologiche, ma saper essere, capite che è già una partita persa. Allora, quello che avremmo pensato è di proporre un piccolo esercizio di visione per prendere un po' contatto con il nostro sguardo iconografico, allenarlo, possibilmente nutrirlo un po', e magari scoprirne alcune dimensioni che nella relazione precedente sono state esplicitate o forse in alcune parti sono ancora implicite, ma che possiamo forse applicare a noi. Quindi passerei ad una parte un pochino più pratica, certo si fonda su degli studi di storia dell'arte, ecco, ci sono delle fonti che poi se volete venite a chiedermi, ma la prendiamo un po' così, respirando, altrimenti veramente le nostre capacità di attenzione iniziano forse anche a cedere. Allora, un po' come gli esercizi di accomodamento che si fanno per migliorare la vista, possiamo vedere di prenderci un po' cura in questi 40 minuti di quello che chiamiamo il nostro sguardo iconico, che è anche uno sguardo iconografico chiaramente per un iconografo, cioè che cosa significa un modo di guardare il mondo, di guardare gli altri, di guardare se stessi in conformità all'icona. Quindi ci viene insegnato dal dipingere icone, dal studiarle, dal guardarle, ma anche in qualche modo ci è richiesto dall'essere iconografi. Sicuramente uno sguardo spirituale, Raffaella ieri mattina secondo me l'ha detto molto bene, no? L'iconografia, il servizio dell'iconografo pesca in una vita reale. Amo molto i russi che spesso mi hanno dato un loro... Sania qui mi può confermare un bel detto che mi hanno detto e che secondo me è molto vero: chi è incinta partorisce. Sembra una banalità, ma se abbiamo dentro una vita, questa vita passa. Allora accorgersi di questa vita sarà uno sguardo spirituale, e se è spirituale sarà uno sguardo globale, uno sguardo organico, uno sguardo quindi che arriva alla persona, come lei ci diceva, arriva al volto, il volto inteso come lo abbiamo detto. Ma c'è un ma, perché intanto siamo tutti, mi permetto di dire, o sicuramente se non posso affermarlo di voi lo posso affermare di me, siamo tutti da convertire, cioè è uno sguardo che va acquisito, che va ricevuto, che va coltivato, tanto più perché siamo figli del nostro tempo, che come ogni tempo ha una dimensione di mondo. San Giovanni ce l'ha detto molto bene, ma sembra che il nostro mondo stia particolarmente coltivando altri tipi di sguardo, e bene o male ci ritroviamo tutti, per esempio, nell'approccio di una persona imprigionati innanzitutto in uno sguardo psicologico: chi è, cosa prova, cosa ha vissuto, la sua storia, le sue fisime, anziché degli sguardi sociologici. Quanto, se leggiamo saggi e articoli, siamo tutti... Io ho una figlia quattordicenne che spesso mi dice: basta, sono stufa di essere uno di quegli adolescenti depravati dei giornali, cioè incasellate dentro delle categorie sociologiche, se non addirittura degli sguardi biologici. Ho poco tempo, ma avrei
esempi interessantissimi. Qualche anno fa un articolo su National Geographic intitolato "Quanto possiamo dirci umani?" È un titolo, bellissimo, vediamo cosa dice. Bene, l'oggetto dell'articolo era un studio sulla quantità di microorganismi che convivono con il nostro corpo. Non vado nei particolari perché faceva anche un po' schifo, l'ho letto a colazione, ma la sostanza era che siccome un tot del mio peso non sono io ma sono gli ospiti, più o meno buoni o cattivi, quanto posso dirmi umano? Allora, se si può pubblicare questo, dovete fare anche un po', cioè, spiritoso, ma era una cosa molto seria. Allora, se possiamo pubblicare questo, non so se un medievale si sarebbe concentrato su questo, ma significa che in qualche modo siamo tutti dei cittadini del regno della quantità. E questo chiaramente ci esclude dal discorso della qualità. Perché misurare la quantità, la qualità con la quantità, ci ha provato solo l'ISO 9000, vi ricordate chi c'è stato pinzato dentro, sa che è impossibile. Si deforestano le foreste con quintali di carta, ma non si arriverà mai a definire una qualità con la misura. Mi ami? Certo che ti amo. Quanto mi ami? Oh, mamma mia, non si può. Allora, ecco, questo fare il regno della quantità, che poi è quello che ci fa ragionare in termini sempre di efficacia, di efficienza, di obiettivi da raggiungere, di qualità, non voglio soffermarmi, se no facciamo anche discorsi anche triti e ritriti, ma in qualche modo può contagiare il nostro sguardo da iconografi, perché per quanto possiamo essere o tendere ad essere dei santi pittori di icone, appunto siamo figli del nostro tempo. Allora, adesso smetto di parlare, iniziamo a guardare. Come possiamo un po' curare il nostro sguardo proprio per prenderci cura dell'essere, dell'essere mio, dell'essere dell'altro, anche perché se andiamo a ben vedere, forse dirò una banalità, ma non è scontata, l'etica stessa affonda nell'estetica. Me lo disse un giorno la caposala di una grande nefrologia, ogni tanto faccio dei lavori iconografici con gli operatori sanitari, è una strana vicenda che mi è successa nella vita, e lei mi dice, vedi, nel nostro servizio si lavora bene, salvo che per il mio primario i ricoverati sono tutti sostanzialmente solo un insieme di processi biochimici. Chi di noi può dire di non essere un insieme di processi biochimici? Ma se sono solo questo, ecco, questa donna mi dice, allora capisci che come ti guardo poi così ti tratto? Ecco, sembra una banalità, ma credo che bisogna riflettere molto. Come ti guardo e come sono guardato? Così ti tratto, così sono trattato. E lo stesso vale per lo sguardo che diamo a noi stessi, che principalmente forse non è quello sguardo divino che siamo stati invitati a ricevere, ma è uno sguardo, di nuovo, che mi può far dire come mi guardo, così poi mi tratto e altrettanto farò del mio prossimo. Allora, vi propongo una carrellata ancora, Claudia ne ha fatto, ma ne abbiamo scelti altri, di ritratti assoluti, e vorrei partire da questo che è un vecchio amico, lo trovate anche nel mio libro, che è un disegno, qualcuno di voi forse conosce Frobenius, Leo Frobenius, che era uno, come si può definire, quei viaggiatori, proto-etnologi dell'inizio dell'Ottocento. Pensate, non so, Darwin dell'etnologia, avevano molto tempo, buone finanze, partivano su un veliero e stavano in giro per il mondo qualche paio d'anni. Frobenius visita l'area dell'Australia, la Nuova Zelanda, insomma, questa zona assolutamente nuova per la nostra cultura, e riporta dei quaderni interessantissimi, in uno dei quali c'è questo ritratto di un capo Maori, evidente, guardate i tatuaggi del suo volto, sappiamo che si chiama Tupacupa, ed è un ritratto appunto che Frobenius fa di lui con un taglio evidentemente da fototessera. In mezzo busto, un po' di tre quarti, ci dice chi è questo signore, anche con una certa capacità ritrattistica, sono degli schizzi fatti a penna. Ma Frobenius riporta,
fatto da lui, ma riporta un autoritratto che Tupa Cupa fa di se stesso nell'altra pagina del suo quaderno. E io trovo questo esempio interessantissimo, perché è lo stesso volto, è la stessa persona, vista con due tipi di sguardo diversi. Uno sguardo psicologico, uno sguardo fisionomico, anche uno sguardo anche molto descrittivo, anche feriale, si poteva mettere questo ritratto sul suo passaporto. E Tupa Cupa fa, non sto certo a spiegarlo a voi che siete uditori preparatissimi, fa un ritratto iconico di sé. L'immagine, lo sguardo con cui lui si vede è quello di una sua realtà chiaramente spirituale, è quello che di sé ci vuole dire. Non ci dice che età, al limite neanche il suo sesso, non ci dice la sua storia, non ci dice il suo umore, non ci dice nient'altro che questo sguardo, questo volto assoluto. E uso la parola assoluto rifacendomi a degli interessantissimi studi di Ananda Kumarasvami, che era, anche se il nome evoca forse più un maestro indiano, ma in realtà è stato tantissimi anni il direttore del Museo di Arte Moderna di Boston, che ha fatto degli studi interessantissimi sul ritratto tipologico e che lui chiama ritratto absolutum, proprio perché l'intenzione di questo sguardo è di togliere ciò che è accessorio, ciò che passa, ciò che non è importante, ma arrivare all'essenziale della verità spirituale di un volto e di una persona. Ecco perché ve ne propongo alcuni, ma potete a casa vostra fare voi, se vi piace questo gioco di raccogliere ritratti assoluti. Qui, proprio solo per dare un esempio, ho fatto una carrellata spazio-temporale un po' varia, ma allora, ne abbiamo già parlato prima, andiamo veloce, lo conoscete tutti, è la maschera funeraria di Tutankhamon. Peraltro sarebbe bello starci un po' e frequentarli, perché sono molto belli questi volti, se li proponete ai bambini a loro piacciono moltissimo. Una volta dei bimbi dell'elementare mi hanno detto: ah, ma si sta bene con questi signori, mi dice un bimbo, dice, perché sono tutti così tranquilli. È interessante, eh? Non sono tanto agitati. Questo è il famosissimo Auriga di Delfi, quindi il suo cugino, possiamo dire, ma la somiglianza direi è significativa. Un Kuros greco, ne abbiamo già visti prima. L'Apollo di Delfi, che non so, magari qualcuno qui centro italico ha come antenato, eh? È interessante perché appunto i bambini mi hanno fatto notare che sono molto contenti senza per questo avere quella gioia delle pubblicità dove bisogna mostrare i denti e essere sempre sopra le righe. Sono contenti, ma voglio dire, lì molto tranquilli. Vedete, possono cambiare più o meno le forme, ma l'intenzione è sempre quella di arrivare appunto a questo volto, possiamo dire, spirituale. Perché una visione come questa, qui lei ci ha fatto vedere molto bene questa partenza per l'Oriente e qui siamo niente meno che in Giappone, perché vedete lui ha gli occhi così, un giapponese, ma l'intenzione è sempre quella di rivelare una dimensione che forse noi abbiamo perduto, cioè la dimensione spirituale della persona. Si è implicita un'antropologia tridimensionale, laddove era scontata, pensate Paolo che scrive: mi raccomando fratelli, tutto di voi, lo spirito, l'anima e il corpo si conservi irreprensibile. Noi iniziamo a dire cosa? Ma sì, lo spirito, l'anima per noi sono quasi sinonimi, come li differenziamo, cosa vuol dire? Adesso addirittura non si osa più usare neanche il termine anima, perché poi non si sa ben qualificare a livello filosofico, non abbiamo più, qualcuno ci ha provato, no? Pensate Hillman, Cacciari, i filosofi che molto seriamente dicono: che facciamo con questa parola anima? Possiamo usarla ancora? Interessante. Qui abbiamo una netta distinzione tra ciò che è l'anima e ciò che è lo spirito, che evidentemente era comune, visto che Paolo altrove scrive della parola di Dio che come una spada, conoscete molto bene questi passi, che giunge fino al punto di divisione tra l'anima e lo spirito. Ma noi abbiamo dimestichezza con questo?
Ecco, queste sono immagini prodotte da persone che hanno chiaramente la percezione che l'uomo è spirituale. E qui siamo più vicini a noi, questi possono essere antenati nostri, di nordici, questo è un cavaliere di Westminster, siamo nel 1100. Ma perché, vedete, la fattura è diversa, la forma è diversa, però abbiamo un'interessante lettera di un nobile, non è lui, ma del 1100, che scrive allo scalpellino che avrebbe fatto il suo ritratto funerario: mi raccomando, mi rappresenti come sarò nel giudizio finale. A parte che forse con un po' di presunzione lui si metteva sicuramente alla destra di Nostro Signore. Ma è interessantissimo. Ma noi, quando dobbiamo pensare alla foto da mettere sulla tomba, sicuramente, scusate l'argomento, ma sicuramente non ci viene da dire mi faccia bello come sarò quando risorgerò in Cristo. Ma questo significa che abbiamo perso una concezione di una bellezza che è nostra. Claudia ce l'ha spiegato molto bene, semplicemente perché ci è stato dato per grazia di assomigliare, non solo di essere a immagine, ma di poter crescere nella somiglianza di chi ci ha creati. E sicuramente è una bella intenzione, essere bello come sarò nella resurrezione. Abbiamo ancora, e questi sono un po' gli ultimi sussulti, questo è un profeta che sta sulla facciata, una delle facciate, non mi ricordo quale, della cattedrale di Chartres, quindi siamo alla fine del 1100 e piano piano, vedete qui è francese, non si vede bene perché di fronte ma ha il nasino all'insù, ma è bello, vedi, perché ogni popolo, ogni epoca tiene le sue caratteristiche, il ritratto assoluto non esclude tutto il resto, ma non si sofferma solo alla dimensione psicocorporea della persona. Allora, per fare un po' di differenza, vi propongo alcuni ritratti psicologici, perché vedrete che per voi iconografi è molto anche abituale forse muoversi in questi volti che abbiamo visto fino adesso, ma abitualmente non è così. Questi ci sembrano più familiari. E sappiamo molto bene che non lo inventa il Rinascimento, il ritratto psicologico, ma sicuramente lo porta ad un grandissimo livello artistico. Ho scelto solo grandi opere d'arte, questo lo conoscete tutti molto bene, è Raffaello. Vedete che iniziamo a scostarci, pensate, certi ritratti psicologici di Tiziano, secondo me sono dei capolavori ineguagliati, ce n'è uno stupendo vicino alla Gioconda, al Louvre, tutti guardano la Gioconda e la metà si perde, questo ritratto di cavaliere di Tiziano che è sconcertante, ma vedete che l'intenzione è un'altra. Questo è Antonello da Messina che ritrae un banchiere rinascimentale, tutto un mondo, frequentatelo un quarto d'ora e vi dirà molto. A Torino Palazzo Madama ne abbiamo uno simile di un banchiere un po' più vecchio, è già sulla sessantina, quindi ha una lunga esperienza sulle sue spalle. Vedete, c'è veramente la capacità di cogliere l'anima, la storia. È un tipo, un bel tipo. 1700, Géricault. Sapete, non entro nei particolari perché non abbiamo il tempo, ma Géricault dipinge, questa è un'internata nel manicomio di Parigi, infatti è passato la storia come la pazza questo ritratto, è bellissimo, a mio avviso è bellissimo, ma sicuramente non è uno sguardo assoluto su questa donna, anzi, c'è veramente la sua ferita, la sua malattia, la sua... 1900, Giacometti, che ritrae la madre. E secondo me questa è anche un'altra grande opera d'arte, anche perché sappiamo che la signora Giacometti alla fine della sua vita era demente. E io credo che lui ha veramente saputo rappresentare il dramma della demenza. Questa donna che è diventata un fantasma, trasparente, ha dei colori quasi di decomposizione dell'anima, tutti sappiamo che dramma è questo dramma, ma questa è la signora Giacometti. Noi ci auguriamo in questo momento che la signora Giacometti sia come chiedeva il cavaliere medievale, non è questo il suo volto eterno, sicuramente.
Questo è Picasso, un ritratto di donna, è evidente, se si guarda un po' bene si capisce che è una signora abbastanza discinta, in déshabillé, al giornale, forse mattina. Artung, suo amico, diceva che ognuno ha l'arte che si merita, e con questo non voglio essere polemica, assolutamente, ma credo che questo ritratto sia una grande opera d'arte perché veramente sintetizza questo sguardo moderno sull'uomo. Questa donna è a pezzi, e probabilmente perché è a pezzi lo sguardo di Hila. Guarda, qui non entro in tutto il discorso, la ricerca del cubismo, per carità, sono solo degli esempi. E poi c'è un altro fatto molto interessante, che non ha un volto e tantomeno non ha uno sguardo. Forse questo non è più così importante. Allora vedete che passiamo da una umanità, uno sguardo sull'uomo a tre dimensioni, qui siamo concentrati su due dimensioni. Se attraverso il corpo, soprattutto il volto, soprattutto lo sguardo, io arrivavo alla realtà assoluta eterna della persona, forse alla persona, qui attraverso la dimensione somatica arrivo alla sua anima. Ma se voi pensate, noi, e qui sono tutti grandi artisti, non sono queste le immagini di cui ci nutriamo tutti i giorni, ma la pubblicità, che anche i più virtuosi non possono non prendere in dosi massicce, soprattutto se si vive in città, bisogna proprio venire dall'alto delle montagne del Cuneese per rimanere indenni, e forse neanche. Se no, se si accende la televisione, prima, durante e dopo i pasti, tutti i giorni, prendiamo una dose di immagini che hanno tutt'altro scopo. Se vogliamo, sono fatte così bene in negativo rispetto al ritratto assoluto che ce lo illuminano per contrasto. Mi permetto, e non entro nei particolari, di insinuare che la parte maschile di questo uditorio non è stata innanzitutto colpita dal volto e dallo sguardo di questa signora. È normale, meno male, siete delle persone sane. Ma potreste non aver voglia di questo, tuttavia vi viene proposto continuamente. Ma è interessante perché questa è una copertina di Vogue. Questa immagine non è fatta per gli uomini a cui piacciono le donne, ma è fatta per le donne che devono in qualche modo specchiarsi in questa signora e dire: ah, come sarebbe bello se fossi così. Poi, con rispetto parlando, la maggior parte di noi non siamo proprio così, e quindi dobbiamo arrivarci. Qui abbiamo tutta la mentalità, se vogliamo, ancora dell'estetismo greco, che prende un'idea e vuole arrivare alla realizzazione di un modello ideale. Ma allora qui si esce da sé, non si entra per vedere la bellezza che già è stata data alla persona, ma si cerca una bellezza che sta fuori, forse, o per definizione è irraggiungibile. E per par condicio, se no poi gli uomini brontolano e le donne potrebbero protestare. Prego, perché comunque una bella forma è sempre una bella forma. Ma allora vedete che ci siamo abituati, ma se adesso facciamo un piccolo passo indietro e ci osserviamo mentre osserviamo questa foto o quella di prima, vediamo che la funzione dell'immagine diventa quella non più di essere trasparente, che era la definizione, una delle grandi riflessioni di Salaviov sulla bellezza. La bellezza è tale perché rende trasparente a un mistero, ma è un'immagine opaca che serve a far rimbalzare il nostro sguardo su questo corpo e rimandare a me qualche cosa, o la pura e semplice gratificazione, che può essere estetica o anche più sensuale, oppure il modello ideale. Ma una piccola buttata: se volete fare un vero esercizio spirituale, pensate che anche Brad Pitt è una persona, che anche lui ha un volto assoluto, che anche lui, gli auguriamo, avrà un volto iconico che gli verrà completato nella resurrezione dell'ultimo giorno. Ma non è questo a cui pensiamo quando vediamo immagini pubblicitarie.
è sicuramente fatto proprio per il contrario. Ma capite che se noi ne beviamo e mangiamo continuamente, è molto difficile che questa capacità, perché è proprio un accomodamento, no? È come se uno porta sempre gli occhiali spessi così, quando li toglie non vede più niente. È un accomodamento dello sguardo a cui dobbiamo proprio allenarci se vogliamo fare gli iconografi. E quando qualcuno chiede, ma voi è vero che prima di dipingere un'icona digiunate 40 giorni? Non so voi, io sarei già morta al terzo e quindi fine dell'iconografia. Questo non significa che siamo chiamati a dei veri digiuni, non significa non il digiuno dal cibo, che è una cosa sacrosanta, ma ad altri tipi di digiuno. Sostanzialmente dal digiuno dello sguardo che continuamente con una grande violenza ci viene imposto. Ho ancora due piccole immagini perché credo che per un antico sarebbero state veramente osè, molto osè. Questo che è un capolavoro dell'arte, della pubblicità, io penso sia molto bella. Vedete quest'uomo assolutamente mutilato, altro che la dannazio memoria, questo poveretto non ha più un volto, non ha uno sguardo, non ha degli arti, perché il suo corpo è diventato il portalogo del signor Lacoste ed è marchiato come uno schiavo. E questo che è una copertina di Vogue del 50, non c'è fotoritocco, era l'arte del fotografo del 1950, ha vinto un premio questa copertina, è la quintessenza del volto femminile. Anche questo è ritagliato, è incompleto, sapete che nelle icone questo si fa di Satana o di Giuda, ma neanche poi proprio, perché dopo tutto, mentre qui proprio noi mutiliamo tranquillamente, e cosa resta? La grande bocca carnosa, lo sguardo ammiccante alla faccia dell'assoluto, il neo, che sappiamo benissimo a cosa serve, ma non è certamente qualcosa che resterà nell'eterno. Ecco, questa piccola carrellata per dirvi, e qui vorrei passare un po' alla fars construence. Vedete, abbiamo un po' allenato il nostro sguardo, ma non vorrei che rimanessimo fermi qui. Vi lascio questa immagine solo come richiamo simbolico, che tutti conoscete, il tempio di Segesta. Spero mi diano ragione i siciliani a dire che è uno dei posti più belli del mondo. Segesta è un esempio dei tanti di cosa un antico intendeva per templum, uno spazio sacro dove quello che c'è dentro non è assolutamente diverso da ciò che c'è fuori, ma per il fatto che ci sono entrato dentro me ne accorgo, perché lo stesso cielo c'è fuori, c'è dentro, non è il tetto, anche la stessa erba, la stessa luce, ma per il fatto che io sono entrato dentro questo spazio sacro posso accorgermi della sacralità, cioè della rivelazione, della presenza del divino in questa luce, in questo cielo, in questa aria, qui ora dove sono. Allora ecco un po' la proposta che vorrei farvi, è questa differenza tra uno sguardo che consuma, e non dico di più perché l'abbiamo visto e lo sappiamo anche troppo, e uno sguardo che contempla. E dentro nella sulla contemplazione potremmo, capite, parlare dei giorni, ma entro in quella definizione, se vogliamo più etimologica, che è proprio lo stare in compagnia, in una relazione con qualcuno in questo spazio sacro. Allora ogni volto può essere guardato così, in modo contemplativo. E i padri ci insegnano che la contemplazione è proprio, ieri mattina è stato anche detto molto meglio di come lo dico io, la contemplazione è il saper leggere la presenza di Dio in ogni situazione, in ogni volto, in ogni storia. Nella mia storia è una presenza che non sta lì a far niente, ma una presenza creativa, una presenza che trasforma, che redime, che ricrea, che trasfigura. Ecco. Quindi la capacità attraverso tutto di leggere questo è la contemplazione. Ho un amico che fa lo psicoterapeuta delle coppie e mi faceva questa battuta, dice: vedi, quando una coppia, per quanto in crisi è, se anche solo uno dei due ha ancora un po', lui la chiama la capacità di guardare l'altro rotondo, questa coppia si può salvare. Cos'è guardare rotondo? Rotondo è proprio la tridimensionalità. Perché voi sapete molto bene che quando bisticciate con qualcuno, e questo si fa anche col marito, con la moglie, l'altro diventa quello là che, e di quello là resta solo più quello che mi pesta i piedi.
quello che mi dà fastidio di lui, si fa così tu, nelle nostre schematizzazioni. Allora questo guardare rotondo è anche quando non sperimento più altre dimensioni dell'altro, io però so che l'altro sempre e sempre mi trascende, trascende se stesso e ciò che io posso sapere di lui. Se conservo questa visione, se l'altro non è più sempre la stessa faccia della luna, che vediamo solo una faccia della luna, ma sappiamo che è rotonda, ecco, la capacità di vedere l'altro. Mi parlava un sacerdote che vive da tantissimi anni in Camerun e dice: vedi, da noi c'è un modo di salutarsi, un equivalente di ciao, che grosso modo puoi tradurre come ti vedo. Poi mi spiace perché il film Avatar ce l'ha rubato, tutto, rovinano tutto. Ma questo è africano, ti vedo, bellissimo, perché se uno vede, adesso non vuol dire che adesso andate in giro a dire a tutti io ti vedo, perché... ma se dentro di noi, quando un altro ci raggiunge, io ho questa presenza di dire ti vedo, e cosa vedo? Ecco, qui entriamo nel discorso iconico, perché sennò lo sfioriamo solo. Riprendo l'immagine che Claudia ha usato proprio perché l'ha sfrutto, così quello che lei ha già detto torna, si rivivifica adesso. Cosa vedo? Conoscete tutti la celebre espressione di Evagrio il Pontico che dice: ma se tu vuoi conoscere chi sei, e questo vale anche per l'altro, non guardare quello che sei stato, qui abbiamo lo sguardo psicologico, ma l'immagine che Dio aveva nel crearti, quello è il tuo vero volto. Se vuoi conoscere chi sei, ma poi queste citazioni vi verranno date, guarda l'immagine che Dio aveva nel crearti. Ora non abbiamo tempo di leggere queste immagini, non è questa l'intenzione di questo momento, ma vorrei sottolineare due cose che conoscete molto bene, ma ce le gustiamo. Innanzitutto, la somiglianza. È innegabile che hanno una certa parentela. Questa mi piace moltissimo, no? Perché abbiamo veramente la geniale invenzione del fumetto. Questo stesso raggio che è la luce di gloria che promana dal Verbo, vedete gli stessi colori e la stessa luce che viene data ad Adamo, insufflata, è soffio, è sguardo, è la partecipazione alla stessa luce di gloria. E quindi lo stesso destino di divinizzazione. E guardiamo anche i gesti, perché il gesto con cui noi siamo creati è un gesto di benedizione. E questo ce lo dimentichiamo spesso, almeno proprio che uno vada in giro sentendosi nella benedizione, nel son contento che esisti, ti amo, sono contento che esisti, perché quando Dio vede e dice era molto soddisfatto di quello che ha fatto, beh, è contento. E soprattutto lo sguardo originario di Adamo, che è, prende questa benedizione. Allora, in qualche modo, per collegarci a questa realtà di sguardo assoluto, diventare ciò che siamo chiamati ad essere, come ci diceva Agostino, è proprio il saper accogliere la benedizione di Dio su di noi, il raccogliere l'amore. Che poi voi sapete molto bene, in questo ciclo di Monreale, dopo, quando gli viene porta Eva, Adamo, immagine di Dio, furbo, ha imparato, appena la vede, zac, la benedice. Guardate, queste immagini sono bellissime, eh? Qui prende, ma quando poi tocca a lui entrare in relazione con l'altro, dà ad Eva la benedizione che riceve da Dio, e voi sapete che infatti è stato un colpo di fulmine. Ah, questa sì, lui si innamora a prima vista di lei, no? Allora, se mi permettete questo passaggio, forse su Cupa Cupa, che sei stato battezzato, il risalire dall'immagine, l'istantanea della carta d'identità, fino al volto assoluto, beh, ma se risaliamo il fiume fino al prototipo, sicuramente abbiamo il Verbo incarnato che ci guarda. Bene, mi restano penso 5 minuti, chiedo 6 minuti. Allora, in questi 6 minuti vi vorrei intanto leggere questa frase di Bergère. A questi russi dobbiamo veramente tanto, e non è un caso che siano concomitanti all'aver ricevuto nuovamente l'icona nel scorso secolo. Il volto unico e inimitabile di ogni uomo esiste solo perché esiste il volto unico e inimitabile del Cristo, il Dio uomo.
In Cristo e tramite Cristo si rivela il volto divino di ogni essere umano. Credo che in questo modo possiamo un po' meglio illuminare questa frase. E spesso, sempre, giustamente, noi diciamo, contemplando l'icona, che l'icona non è l'icona che noi contempliamo, ma siamo noi. L'icona è una sorta di specchio che ci può rimandare la coscienza che noi siamo le icone. Ma allora vorrei sottolineare un attimo ancora questo che tutti conosciamo, quindi lo accenno solo al significato simbolico della lumeggiatura, che per quante siano diverse le tecniche iconografiche sta alla base, proprio perché è la struttura dello sguardo iconico, che è una ripresa, imitazione simbolica di ciò che fa Dio, che dal nulla crea, dal buio trae la luce, dalla morte trae la vita, dal peccato trae la redenzione. E noi sappiamo che questo lavoro chiaramente lo fa lo Spirito Santo, che è il divino iconografo. E se il lavoro dello Spirito ci ridà il nostro volto assoluto, sicuramente in qualche modo questa somiglianza nella quale noi collaboriamo, non siamo solo delle tavole passive, siamo dei co-creatori. Bergef su questo ha delle pagine bellissime sulla creatività nello spirito. Beh, allora in qualche modo, se Dio è relazione d'amore tra tre persone, in qualche modo il crescere nella somiglianza significa trovarci nell'amore, trovarci amati, ma a nostra volta capace di amare. Ma ecco, un po' il cuore di ciò che vorrei lasciarvi in questa mezz'ora è questa coscienza, che credo che sia proprio importante come pittori di icone. E cioè, Ireneo di Lione lo dice con una drasticità: la somiglianza la dà solo lo spirito. E noi sappiamo bene che dall'immagine di Monreale a oggi sono successe molte cose. C'è il peccato di Adamo e c'è l'incarnazione, c'è la Pasqua del Signore, non entro nel discorso teologico chiaramente, ma nessuno di noi è capace a darsi la vita da solo, e neanche, se me lo concedete, a cambiarci da soli. Sì, riusciamo ad aggiustare qualcosa, ma la trasformazione, la trasfigurazione profonda del nostro essere ce lo dà solo lo Spirito Santo. E sempre Ireneo dice: è lui il divino artefice di ogni icona non fatta da mano d'uomo. È lui che dipinse l'icona di Dio nel grembo della Vergine Maria. È lui che la realizza nella Chiesa. È lui che la rivelerà nella sua compiutezza alla fine dei giorni. È lui che dipinge questa stessa icona anche sulla tavola del nostro essere. Allora, egli prenderà del mio, sempre Ireneo dice, e ve lo comunicherà, dice Cristo. E lui dice: che cos'è questo mio di cui parlo? Sembra facile, questi padri. È facile, è la divinità. Allora, la chiamata è ad essere divinizzati. Tutti conoscete Serafino di Saro, che diceva: la sostanza della vita cristiana è acquisire lo Spirito Santo. Allora, siccome siamo un po' nella leggerezza, perché stiamo finendo dopo non una ma due conferenze, vi voglio lasciare con questa analogia un po' buffa, ma credo che sia interessante, perché ho trovato delle cose simili in San Bernardo, quindi qui siamo a casa sua. Lui non conosceva le fotografie, perché è nato prima, ma in qualche modo descrive il processo fotografico, e guarda caso l'icona in senso etimologico la possiamo chiamare fotografia, no? È un'immagine creata dalla luce. E allora vedi, come tutti sappiamo come si fa una fotografia, anche adesso c'è il digitale, ma la sostanza è quella, no? Attraverso l'apertura del diaframma cogliamo la luce che un oggetto rifrange, e l'immagine dell'oggetto viene fissata o sulla pellicola o elaborata in modo digitale. Ebbene, vedo qualcosa di simile in questo passo di Bernardo, che non vi cito tutto perché è lungo, ma la sostanza è questa. E dice: vedi, il Padre abita in una luce inaccessibile, ma noi la vediamo riflessa sul volto del Figlio. Ora, la luce che il volto del Figlio riflette è lo Spirito Santo, che vuole imprimere nel nostro cuore la sua immagine, ma
occorre che possa entrare, lui parla nel buio oscuro del nostro cuore, io potrei dire nella camera oscura, quindi si tratta di aprire il diaframma, esporci, togliendo ciò che ci separa dalla luce. Claudia ce l'ha detto molto bene, quello che blocca il diaframma è questo io ipertrofico che sempre cerca l'accettazione, il potere, il successo, tante storie che tanto non durano nella Gerusalemme celeste. E Bernardo dice che quando l'immagine sarà completa vedremo Dio faccia a faccia, e anche come, oso dire, e anche come è venuta la foto. Alla fine dei tempi vedremo come è venuta la foto. Ora vi lascio con una grande artista che è Mafalda, ma ve lo leggo perché forse in fondo... Questo per vedere che lo sguardo iconico ci deve diventare una parte di noi, accompagnarci in ogni realtà della nostra vita, perché non sempre facciamo le icone, parlo delle donne qui, anche laviamo, stiriamo, facciamo la spesa, facciamo i compiti con i figli, e andiamo magari a lavorare. Allora, sempre ci è dato questo spirito, ieri è stato molto bella, lo spirito di compunzione, questa mi è piaciuto tantissimo questa lezione su Fotis Kontoglou, l'ho scritto perché se mai riesco è uno scioglilingua, Kontoglou, sempre l'accento sta nel posto sbagliato. Parlava della compunzione, che è un tema della spiritualità antica, non stiamo a entrare lì, ma questa coscienza contemporanea che siamo peccatori, cioè siamo nella morte, ma un altro viene a ridarci la vita. Allora tutte le volte che me la voglio dar da me sono fuori, e tutte le volte che sto nella morte senza sentire questa presenza che mi sta salvando, ho mancato l'obiettivo. Allora è questa duplice coscienza, non stiamo a sempre Bernardo dice, non stiamo tanto a scandalizzarci del nostro letame, ma diamolo al Signore perché ci coltivi i suoi fiori più belli. E questo mi sembra che Mafalda è capace, perché lei sta seduta, vedete, lei è molto contemplativa, perché sta seduta sul gradino di casa sua e vede passare la gente. Allora, due, da noi si dice due madame, molto imbronciata, hai visto il prezzo della frutta? La frutta e tutto il resto è un furto. Poi ne passa un'altra, non ha nessuno con cui sfogarsi, ma stesso broncio. E poi una quarta, stesso broncio. Ma guardate il sorriso della quinta. E cosa dice Mafalda? Insomma, dopo tutto, sono proprio questi piccoli misteri che rendono la vita interessante. Voglio lasciare la parola a Agostino. Capite, fratelli? Vi rendete conto della grazia di Dio verso di noi? Esultiamo e rendiamo grazie, perché non solo siamo cristiani, ma siamo Cristo. Allietiamoci allora, accogliendo ciò che ci è stato donato, per poter godere con pienezza di ciò a cui siamo stati chiamati. Mi ha fatto ricordare che ho visto in una mostra a Roma,
posso chiamare così, in cui tutte a volte e il volto, però nella zona volto c'è il dipinto del defunto, bello. Allora questo, cioè, i flessi che mi sono venuti in mente così mi fanno dire che è vero che in ogni uomo c'è lui, lo sguardo, il volto, ma fate che dice è interessante vedere passare per questa umanità, è veramente bello, no? Ecco, il discorso della, quindi, dell'icona può far pensare che sia quasi un discorso a parte. Scusate, io ripeto, come ho già detto, sono l'ultima degli ultimi in questo senso. Però sembra quasi che sia un mondo a sé, mentre quel volto è il volto dell'uomo di oggi, è il volto del fratello che incontriamo mentre sta morendo, oppure del bambino che è contento come una Pasqua, cioè voglio dire. Ecco, secondo voi che avete fatto questo lavoro di approfondimento, come è possibile superare, ovviare o capire meglio questo gradino che si è aperto? Due o tre flash proprio per parlarci, perché è un discorso molto grosso. Intanto qui abbiamo fatto in mezz'ora un discorso, se vogliamo, didattico, quindi si astrae, ma un volto non è mai o solo assoluto o solo psicologico, e quei ritratti a cui tu accenni di due persone, due grandi artisti ma molto sofferenti, ma penso anche a quello schizzo che di padre Krug che ieri ci ha proposto, bellissimo, no? Del suo compagno di manicomio. E beh, credo che l'arte sia proprio quella, anche attraverso la sofferenza, anche attraverso, lavoro da tanti anni nelle cure palliative anche, e beh, quando un corpo in disfacimento e spesso anche una psiche, la malattia, ma Paolo ci dice questo è ciò che passa. Ma la nostra arte credo che sia nel saper guardare, ma guardare vuol dire curare, uno sguardo attivo, far crescere l'uomo nuovo. E noi spesso stiamo tanto ad abbellire l'uomo vecchio e lo aggiustiamo benissimo, benissimo, però forse non è il caso di perderci troppo a, ma ciò che attraverso anche la sofferenza dell'uomo vecchio si sta partorendo quella creatura che è stata seminata in noi, che è nata in noi con il battesimo e che è quella di cui dobbiamo, credo, prenderci cura. Un altro flash, non so se quelle mummie di cui lei ha parlato, penso alle mummie del Fayum, forse erano quelle, io non ho la fortuna di venire sempre a vedere le bellezze che mostrate a Roma perché vivo proprio all'estrema provincia dell'impero, ma credo che sia significativo che intanto c'era un desiderio grande, perché c'era una coscienza che la bellezza di quel defunto non è, però c'è anche, mi sembra, una grande disperazione, tant'è vero che siamo proprio alle soglie dell'avvento del cristianesimo. Mi parlava un grande egittologo che ha diretto il museo egizio da noi per tanti anni, dicendo: non mi stupisce che il cristianesimo in Egitto ha fatto l'effetto del fuoco della paglia, buon! Perché questa gente era così disperata nell'anelare una risurrezione a accontentarsi della mummia della nonna nell'armadietto di casa, perché così era. Allora l'immagine, ma questa è la grandezza dei simboli cristiani, questo è il grande insegnamento dei padri, queste cose che l'uomo percepiva in immagini si sono realizzate in Cristo. Allora tutto ciò che prima è simbolo, che vediamo presente in tutte le culture umane, nella fede noi lo viviamo, per cui non è solo simbolico alla maniera moderna, ma è esperienza reale, noi siamo risorti. Forse ce lo ricordiamo poco, i primi cristiani dicevano siamo quelli che hanno la morte dietro le spalle, perché col battesimo siamo usciti rinati. Questo è così, due flash. E poi c'era una terza cosa che lei ha accennato, ma io chiedo scusa. Scusa, hai detto le mummie e poi c'era? Il discorso dei distacchi quasi fra... Ah,
sì, Licora, qui. Torniamo a qualcosa che magari lo si vedrà forse anche più nella tavola rotonda, perché mi sembra un ritornello che da ieri sta prendendo forma, no? È una scelta, forse siamo su un crinale, vogliamo fare dell'Icona un elite, ieri Raffaella l'ha spiegato molto bene, ci può essere questo rischio, lo dico senza giudizio di nessuno e forse anche un'opinione personale, tu Claudia esprimerai la tua, ma so che siamo abbastanza d'accordo. Lo dico perché c'è una sorta di letteratura anche che narra questo e tante persone magari nelle conferenze o nelle mostre ci avvicinano con un'idea dell'icona misticheggiante, non so come chiamarla, dove entriamo in un mondo parallelo, là dove siamo delle creature disincarnate e contempliamo tutta questa luce increata, ecco, per quello che ho un po' provocato con Mafalda. Perché credo, ma questo lo dico perché così poi non necessariamente si trova la verità dibattendo, però un po' di scambio di opinioni non fa male, credo che manchiamo il bersaglio, soprattutto. Allora rischieremo di essere quelli un po' strani, forse gli stiliti di cui si parlava ieri, oppure di fare come un esercizio New Age dove in tutti gli orrori del mondo chiudo il telegiornale e poi vado a... Questo non significa che non abbiamo dei momenti in cui ci nutriamo alla presenza, nel silenzio del Signore. Anche qui, dopo un miliardo di parole, entriamo alle Tre Fontane, lì queste pietre che dicono la resurrezione solo con i buchi delle finestre, favoloso, lì tutto è silenzio. Non sto dicendo questo, ma c'è una certa immagine angelicata dell'icona, dell'iconografia, che secondo me non è cristiana. Perché se nostro Signore si è sporcato le mani a venire fino nella nostra umanità, mentre noi cerchiamo di fuggirla diventando degli angioletti, temo che rischiamo di perdere l'appuntamento. No, lui scende ma noi saliamo e non è detto che ci si incontri. Ecco, se siamo figli dell'incarnazione, allora credo che un nostro compito è continuamente, sempre meglio, lasciare che lo spirito, abbiamo detto, non è opera nostra, ma renderci docili a questa trasfigurazione della vita anche. Ecco. Questo l'hanno poi detto i padri del Concilio di Nicea e da lì in poi. Per forza domande bisogna fare. Volevo ringraziare perché questa relazione tutti e due è stata molto bella. E mi ha colpito moltissimo l'immagine di quel tempio. Mi sembrava veramente dividere le due parti, essere un po' il cuore di tutto, il succo, no? E mi ha un po' suggerito anche una nuova definizione di icona, cioè l'icona vista come il tempio del volto, cioè quello spazio sacro entro il quale, nel cui colonnato, possiamo contemplare il volto assoluto. E poi così, questa è una battuta, ma può essere anche una... Una volta una mia amica mi ha chiesto: Antonio, perché non dipingi la mia icona? E ho detto: non è possibile. Perché? Perché prima devi essere morta. Certo, ci sono delle implicanze ecclesiali, liturgiche, eccetera. C'è tutto un discorso, no? Dietro un'icona canonica e così. Però forse non ho dato proprio una bella risposta a questa amica. Ma se possiamo aggiungere sempre su questo tono, sì e no, va, è chiaro, diamo per scontato, per non dire eresie teologiche e liturgiche, ma certo, tuttavia è vero che dobbiamo aspettare di essere morti, magari anche santi, ma vedi un po' come il nostro sguardo non ha forse così coscienza che la morte è il compimento del nostro volto e quindi qui in terra anche di un grande santo, di qualcuno di cui già vediamo trasparire la santità, possiamo, ecco, per usare questo linguaggio, descrivere attraverso un suo ritratto fisionomico, un bravo artista farà trasparire la dimensione spirituale che già sta trasparendo in questa persona. Abbiamo citato Serafino di Sarov, sapete quel famoso dialogo con Motilov, no? Dove lui si trasfigura e l'altro dice: ma Serafino, tu sei tutto luce. E lui dice: ma no, anche tu in questo momento sei tutto luce, che semplicemente è un'esperienza di trasfigurazione.
un'esperienza taborica. Ecco, qui su nella nostra dimensione sono degli sprazzi e l'icona testimonia di questo, per cui è un testimone ed è un richiamo ed è un memento, perché tutto nella nostra fede è ricordo, è memoria, non ricordo, ma memoria nel senso di attualizzazione. Agostino ha delle pagine bellissime sulla memoria, e i padri dicevano, anche i padri Doretti, ma noi avanziamo ricordando. E credo che abbiamo bisogno anche di dare, perché la viviamo questa testimonianza al nostro mondo, dove non finisce tutto lì, e la morte, certo, devi aspettare di essere morto, e nel frattempo fai l'artista, collabora con il divino iconografo, perché possiamo passare questa coscienza anche del compimento. Credo che l'icona, anche su un piano molto pastorale, ecco, ieri si sono anche affrontati questi temi, può essere una porta molto potente, non moralistica, per riannunciare ai nostri fratelli tutto il discorso escatologico, per annunciare i nuovissimi, senza i quali che senso ha tutto il resto? Ecco, quindi... ecco, è una risposta interessante che hai dato. Solo due appunti. Sono state fatte delle icone o dei mosaici comunque di persone in vita. Qua a Roma abbiamo spesso degli absidi che danno l'aureola quadrata perché erano ancora in vita, questo è così. E poi un altro appunto riguarda la funzione del volto e comunque anche avere l'unità nel corpo. Se noi disprezziamo il corpo, ha scritto qualcheduno, non abbiamo neanche il diritto di richiederlo per la risurrezione. Questo l'ha scritto un padre, non so come si pronuncia, è scritto Noel, un sacerdote mi pare che sia, e questa cosa sinceramente mi ha sempre... molto colpito. Noi non abbiamo il diritto di richiedere il nostro corpo per la risurrezione se comunque non siamo unificati e non accettiamo anche quella parte di noi che è così materiale. Questo, vabbè, faceva parte di un spunto di riflessione, diciamo, personale, e questa cosa mi ha colpito molto. Quindi ecco, a proposito anche dell'unità spirito-anima e corpo, perché siamo un unicum davanti al Signore. Che significa guai se stacchiamo le icone dalla liturgia? E con questo ho aperto solo un capitolo, ma anche questo.